E ora siamo in collegamento telefonico con un sindaco che con la Lega c'è ormai da diversi anni, del sindaco di Rocca Gloriosa. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i telespettatori di 105 TV. Ecco, quando lei si è iscritto alla Lega non immaginava che, insomma, magari ci saremmo ritrovati oggi a parlare del consenso che la Lega inizia a raccogliere anche in questo territorio della provincia di Salerno e quindi nel meridione d'Italia, è così? Oppure già aveva immaginato anche questo? Beh, io devo dire che l'immaginavo per due motivi. Il primo perché la Lega aveva già superato quello steccato che era una Lega del Nord, una Lega limitata a un'area circoscritta dell'Italia e una Lega legata a un discorso di secessione. C'era una nuova generazione, come abbiamo avuto modo di dire anche in più occasioni, anche su 105 TV, di una nuova generazione di ragazzi che avevano dei valori legati al territorio. È che quel principio, quel modo di amministrare, a mio avviso, era utile e poteva essere produttivo anche ai nostri territori. Per cui, diciamo, qualcosa avevamo intravisto, sia io sia la mia amministrazione in questo contesto. Ecco, quindi insomma non la sorprende a metà questo successo alle elezioni politiche. E ora si parla di questo passaggio di esponenti di altri partiti del centrodestra con il partito leghista, si fa il nome in queste ore di Nanni Marsicano, ex portavoce di Fratelli d'Italia, ma questo anche in vista delle prossime elezioni amministrative. A quanto pare Salvini è deciso a non far mancare la propria presenza nelle prossime campagne elettorali, ma crede che ci siano poi i numeri per far accrescere ancora di più questo partito? Io credo di sì. Tenga presente che siamo la seconda forza in provincia di Salerno, ma potevamo avere minimo 3-4 punti percentuali in più. C'è stata proprio, era anche necessaria una politica, una proposta nell'immediato che era quella di non allargare tout court, diciamo, al movimento, anche perché era la prima volta che la Lega si presentava sul territorio. E io le faccio notare che se già presentavamo il candidato del territorio, qualche amministratore, sicuramente anche nel Golfo di Piastro i numeri che non sono pochi potevano sicuramente aumentare quando poco poco di un 3-4%. Ma io direi che la riflessione va fatta in una doppia considerazione. Ci sono stati i voti della Lega, ma ci sono stati anche i voti dei 5 Stelle. Innanzitutto questo è un modo, è un senso di libertà che tutto il territorio nazionale ha voluto esprimere rispetto a una politica che oramai è passata. Siamo sicuramente in una seconda fase, una terza fase della Repubblica Italiana, che è quella della Terza Repubblica. Ci sono delle istanze, dei problemi che vanno affrontati in un modo diverso. Per cui quando si parla di Europa oggi nessuno più parla di uscircene, però chiaramente l'Europa deve essere un'Europa dei popoli, un'Europa che era quella nell'idea dei nostri fondatori. Così come quando si parla di una tassazione, siamo nell'ordine di una tassazione che raggiunge il 60%, quindi una proposta di una flat tax o di una proposta produttiva, qua ci differenziamo dai 5 Stelle, noi vogliamo una tassazione più agevolata e vogliamo che il lavoro ci sia e con il lavoro si possa avere un reddito dignitoso e non avere un reddito legato a una forma parassitaria. Ecco quindi che io credo che le idee di una Lega che oramai è il partito di centrodestra possa avere ulteriore radicamento nel territorio, ma non perché ci sia una scelta di un amministratore piuttosto di un altro, ma proprio perché la gente ha necessità, ha voglia di cambiamento. Ecco, in paese cosa ne pensano di questa vostra posizione politica? Perché altri amministratori comunali come lei sono iscritti alla Lega? Ma guarda, il mio paese ha accolto positivamente già dal momento in cui nel 2015 abbiamo fatto questa scelta. Le tengo a precisare che molti miei cittadini che vivono in Lombardia hanno anche essi accolto positivamente questa nostra, diciamo, scelta. La scelta non era quella di allontanarsi dal territorio, ma la scelta era e rimane quella di vivere su questo territorio con un'identità, con una capacità
di essere noi stessi artefici e attori dei nostri cambiamenti. Quindi, diciamo, il paese ha risposto anche positivamente ai fini, diciamo, poi elettorali. C'è stata una votazione che ci vede intorno al 14%, senza che né il sindaco né l'amministrazione comunale abbiano chiesto dei voti, per cui probabilmente se ci muovevamo più forte politicamente ci sarebbe stato anche un ulteriore consenso. Quindi è un qualcosa che viene proprio dal basso. Quando è che si vota a Rocca Gloriosa? Non ricordo Si perché. dovrebbe votare a maggio. Ah, quindi è tra i comuni che si recheranno alle urne nel 2019. Lei, se non erro, può ancora ricandidarsi al primo mandato, se ricordo bene. Lo farà con il simbolo della Lega? Lo so che è lontano Ma lei pensare. sa che a livello comunale, al di là della Lega o di altri partiti, noi ci siamo sempre caratterizzati in una piccola comunità con delle idee che sono delle idee diverse, proprio la diversità fa la forza, per cui credo che sia forse ancora prematuro fare una valutazione che sia legata a un singolo partito. Ecco, De Luca oggi dice: PD al sud è lontano dalla gente, è affossato dai notabili. Questa è l'analisi che fa dopo però il risultato elettorale. È così, secondo lei? Io credo che De Luca è un grande governatore, una persona competente, ha fatto tanto per Salerno e che probabilmente qualcosa l'aveva detta già prima. Il fatto che lo dica oggi ci dà ancora più consapevolezza di quelle che erano le nostre scelte fatte in tempi non sospetti legati al territorio e ai problemi della gente. Cosa ne pensa del fatto che il PD insiste nel dire noi rimaniamo all'opposizione, vogliamo rimanere all'opposizione, vogliamo fare opposizione? Io credo che il popolo italiano ha votato dicendo al PD che deve stare in opposizione, per cui è giusto che in questo momento delle forze nuove, delle forze che sono alternative come proposta, come programmi, come valori, come principi, vadano al governo. Convivenza però penso un po' difficile, Salvini, Movimento 5 Stelle, sono su Ma due questo linee non lo diverse. sappiamo, è un discorso più ampio. Credo che la campagna elettorale è finita, oggi bisogna guardare a una maggioranza parlamentare, per cui il tutto è in mano al Presidente della Repubblica, che credo persona molto 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 capace e che sicuramente nel momento in cui si intravederà una maggioranza parlamentare, l'incarico di governo dovrà essere dato a questo. E nell'ambito di questo discorso credo che la norma parli chiaro, l'incarico va dato a chi, alla coalizione che ha avuto maggiori voti. E io credo che qualche, diciamo, governo si riuscirà sicuramente a fare, non credo che si andrà nell'immediato ai voti. Ecco, nell'anno in cui la sua amministrazione si avvicinò a Salvini, si parlò della probabile visita di Salvini, insomma, questa notizia crea un po' di scompiglio. Oggi forse avrebbe un effetto diverso, nel senso che se arrivasse Salvini a Rocca Gloriosa sarà accolto con gli applausi dall'intero territorio o da una gran parte del territorio. Ma guardi, io sono vicino alle persone nel momento in cui forse non sono in auge, nel momento in cui quelle persone sono perdenti. Per cui oggi è molto semplice dire che Salvini viene accolto meno con gli applausi. Quello che bisogna sempre rispettare nei confronti delle altre persone è proprio la loro diversità nei pensieri. Io sono rimasto certamente non contento del modo con cui, diciamo, molta stampa ha reagito rispetto a una scelta legittima che io e la mia amministrazione avevamo fatto. D'altra parte eravamo andati a Podile, non eravamo andati né nel Burundi né all'ISIS, per cui diciamo mi sembra molto strano che oggi si sia cambiata idea. Salvini è lo stesso di 3 anni fa, di 4 anni fa. Certo, ci sono stati dei momenti storici in cui la Lega di Bossi aveva un modo di ragionare completamente diverso, ma non ci dimentichiamo che 170 anni fa l'Italia non esisteva, per cui voglio dire, bisogna guardare sempre gli eventi, bisogna guardare i cambiamenti, e beh, questo è un cambiamento epocale, e se il Cilento saprà cogliere questa occasione,
Sicuramente forse i nostri figli e tanti giovani, invece di emigrare e di andare fuori, ne abbiamo perso 200.000 ragazzi negli ultimi 20 anni, e certamente qua non è un discorso di nord e di sud, è un discorso di politiche, di scelte per fare in modo tale che questo terreno sia più accogliente. E quindi voglio dire, a me farebbe piacere se oggi Salvini, però chiaramente lei sa che c'è la politica è fatta dei numeri, e quindi oltre a un aspetto, come dire, qualcosa di affettuoso nei confronti di Salvini, penso che anche lui ce l'abbia nei miei confronti, c'è una valutazione politica che va oltre all'aspetto puramente della conoscenza. Ecco, ma poi alla fine Salvini verrà a Rocca? Ah, io me lo auguro, io credo che se Salvini viene a Rocca, viene nel Intanto gruppo, l'ha sentito. Al di là, diciamo, così come se viene un altro esponente politico, è comunque un fatto positivo, eh? Lo ha sentito dopo, ha avuto modo di sentirlo? E abbiamo modo di fare anche un'analisi, anche col coordinatore provinciale, che è Mariano Falcone, col coordinatore personale, che è l'onorevole Cantalamessa. D'altra parte, la provincia di Salerno ha anche espresso, come lei sa, un candidato in Parlamento che si chiama Gianluca Cantalamessa, e per cui... diciamo, no, chiedevo se dopo il risultato lo avete sentito, vi siete sentiti, lo ha chiamato, l'ha messo. Ma ci siamo sentiti come gruppo, no, telefonicamente non ci siamo ancora sentiti. Bene, per chiudere, diciamo, qual è l'argomento che più l'ha conquistato di questo, diciamo, di tutto il programma della Lega? Ma guardi, non direi il programma che più ci ha conquistato. Io faccio... svolgo l'attività di commercialista. Uno dei motivi principali, credo, di difficoltà nel nostro territorio è quello di una tassazione che è quella uguale alle altre aree geografiche del paese ed è elevatissima. Noi abbiamo tassazione per quanto riguarda le piccole attività o addirittura i professionisti che, come le dicevo, arriva al 60%, perché è iscritto a una gestione separata, paga il 27% solo di IMS, poi si aggiunga l'IRPES, l'addizione regionale, l'IRAP, diciamo, ha situazione veramente di grosse difficoltà. In più, essendo una forza politica che radica dei territori, io credo che noi dovremmo, come area protetta, come Cilento, rivendicare una agevolazione ai fini fiscali, un'agevolazione che non significa una richiesta parassitaria, significa che nel momento in cui noi abbiamo dei vincoli caratterizzati da un'area protetta, dovremmo avere come compensazione a questo una possibilità di competere sui mercati, e questo è come lo possiamo fare, attraverso una decontribuzione, attraverso una tassazione che sia quantomeno da compensazione rispetto ai maggiori costi che abbiamo come collegamento. Questo è il primo punto. Il secondo punto è quello di un'Europa. Io sono convinto che l'Europa è stata una grande invenzione, ma questa Europa non va bene, perché noi siamo territori che produciamo anche dei prodotti a partire dall'olio d'oliva e poi tutta una serie di altri prodotti dell'area mediterranea, e questa Europa ci ha tagliato fuori. Un'Europa che ha guardato le banche, i banchieri, i grossi interessi, e per cui diciamo questo deve essere rivisto. Poi per quanto riguarda l'accoglienza, io sono figlio di persone che sono andati all'estero, sono emigrati, tutti i miei zii, i miei cugini vivono fuori, e per cui chi meglio di me o di noi di questo territorio sa che cosa significa accogliere, ma questo modo di integrare è stato solo un modo per sfruttare questa povera gente e arricchire poche associazioni. Questo è un altro motivo per cui ci siamo avvicinati. E poi c'è un concetto che è quello del lavoro e della produzione, non quello del reddito di cittadinanza. Noi vogliamo, come idea politica, creare le condizioni per il lavoro, perché il lavoro nobilita, il lavoro è costituzionalmente protetto, e quindi col lavoro si fa il reddito, diversamente diventa una società appiattita. Diciamo che ci sono molti punti in comune che ci legano, che ci legavano a questo contesto. L'unico punto che non ci legava era il discorso della divisione dell'Italia, che penso che sia superato. Siamo in un contesto globalizzato,